buongiorno. Sì, ho dormito col microfono. Oggi, tipica domenica mattina, post sbornia barra fusione ancora nelle vene. Oggi vediamo come affrontarla. Prima regola, sistemare la stanza. Seconda regola, vestirsi. Terza regola, musica. Io le avrei detto che sarei diventato sciamonito, c'è poco da dire. Quarta regola, colazione sana. Quinta regola, non sveglia il coinquilino turco, o forse sì, Conte. Allora, la colazione è base, latte, bicchiere e un goccio di miele. Latte, microonde. Non troppo perché non ci vogliamo scottare. Cucchiaio, miele, un goccino. Mescoliamo, si sente il miele che si cosparge nel latte. Girotondi, perché si sciolgono subito nel latte. Quindi li metti in bocca. Lattuccio, biscottini, fighe fattura. Chi sta meglio di me? Guarda, nessuno che rompe il cazzo. Lattuccio, biscottini, basta. C'è poco da dire. Sento che qualcuno sia sveglio. Mio cugino Jansen è sveglio. Ora lo spacciamo de coppa. Ovviamente non troppi biscotti perché sono poi appesantite. E noi non vogliamo questo. Ora ci andiamo a scherzare potentissimo. Tempo al tempo. Amolini, andiamo a salutare Jansen. Si sta facendo la doccia. Fatemi sapere che video volete con Jansen. Lui è accollativo. Si accolla tutto. Regola numero 6. Mai pulire le cose subito dopo averle usate. A pranzo poi pulisci tutte le pentole. Ovvio. Basi. Settima regola, bere acqua. Sapete cosa faccio adesso? No, ste cazzate di prima mattina non le posso fare. Sono poco lucido, pochissimo lucido. No, devo farlo. Devo farmi la barba. Tutta. Devo togliere tutta la barba. Basta, se non lo faccio adesso non lo faccio mai più. È ovvio. Regola numero 8. Se vi viene un'idea così sul momento, mai posticiparla. Fatela subito. Come se fosse un figlio. È che l'altro giorno sono stato tipo, non lo so perché, ero circondato da troppi bocconiani. C'erano troppi bocconiani attorno a me e vedevo tutti uguali. Cioè tutti con la barba bella pulita, il taglio sistemato, il giacchettino, cosa. Ho detto no, aspetta un attimo, ma io non sono abbastanza bocconiano. Cioè io, aspirante ambassador bocconi, non sono abbastanza bocconiano. Il bocconiano la barba se la toglie. Quindi forza, non scherziamo con le cose serie. Yes. Oddio. No, è troppo, ci vuole la macchinetta prima. No, facciamo arrivare la macchinetta. Vabbè, io direi che anche così va bene. Cioè, che ti dirà la verità? Sembro 10 anni più piccolo. Ti devo dire, sembro più bocconiano, effettivamente. Ce l'avevo ragione. Sembro tipo 10 anni più piccolo, ma potrei abituarmi. E guarda che roba. Ora, regola numero 8, 9, non mi ricordo. Doccia a 800 gradi. Per capire se avete svolto il vostro lavoro correttamente, il vostro corpo deve essere tipo una canna fumaria, deve emanare vapore, se no rifare la doccia. Adesso arriva il momento più bello della mattinata, ovvero buttarsi nel lettuccio. Ok, direi che è il momento di alzarci. Ehi Siri, accendi tutte le luci. Vabbè, forse tutto un po' esagerato. Comunque, no bro, stai calma, tranquilla, tutto a posto. Sta cosa dei daily vlog mi fa impazzire. Cioè, a caso, io stamattina, non lo so, senza pensarci, ho preso la videocamera e ho cominciato a registrare. Cioè, sta cosa è scioccante. Cioè, permette di avere un costante flusso in cui tu non ti distacchi. Ci dovrebbe, ormai la videocamera è tipo, non lo so, tipo un mio amico, no, parliamo assieme. Cioè, te la tieni da presso come se manco ci dovessi pensare. Questa è una cosa assurda. Cioè, parlando seriamente di sti daily vlog, cosa che non ho mai fatto e effettivamente forse era arrivato un po' il momento di farlo, il progetto è questo, cioè cominciare a fare daily vlog, perché ho trovato in essi la soluzione riguardo ai miei problemi, cioè al fatto del bilanciamento del tempo, no? Nel momento in cui tu vai a fondere YouTube con la tua giornata, con l'università e tutto il resto, non ti poni neanche più il problema, ah ma ci arrivo, c'ho il tempo, perché tanto lo fai mentre fai le altre cose. Quindi fondendo le due cose ho risolto il problema, cioè non ho più problemi di equilibrio di tempo. Riesco perfettamente a studiare, riesco a fare video su YouTube, riesco a uscire con gli amici, poi chiaramente i daily vlog non coprono il 100% della mia giornata. Cioè, ad esempio, ieri appunto sono uscito, ho fatto miliardi di altre cose, però non è che sto tutto il giorno col telefono a registrare, mi sembra coprirà un 40% della mia giornata. Però, capito, è la soluzione ideale, ma soprattutto per voi, cioè è una figata avere contenuti ogni giorno. Alle 4, tu sai che boom, alle 14 c'è il mio video, sicuro. Quindi è molto molto interessante. E ho pensato, ok, vado in crociera, inizio a fare dei vlog per esercizio, per insomma per riabituare me a fare video.
luglio. Appena volta che torna a Milano, boom, video ogni giorno, così uno dopo l'altro, fino almeno alla metà di marzo. Mi sono posto questo come obiettivo perché ci stanno gli esami parziali, quindi vorrei chiudere praticamente un cerchio con i daily vlog, cioè dall'inizio del secondo semestre fino alla fine dei primi parziali, capito? Un cerchio che si chiude. Poi pare che faccio le cose a cazzo di cane, in realtà gliel'hai messa su tutte ragionate al millimetro. Sta cosa è veramente scioccata. Per adesso sono passati, cioè ormai siamo al 12°, 13° daily vlog e mi sto trovando veramente bene. Cioè mi piace sapere che ogni giorno io ho la videocamera qua, parlo così easy, senza troppi problemi, e poi sto video esce l'indomani, così c'è poco da dire. Colleghiamo il Mac, che qua adesso si comincia a studiare, perché il discorso sulla disciplina è sempre quello, non cambia. Sì, con i daily vlog volete mettere, avete un costante aggiornamento, cioè non ci sono cose che dici no aspetta però loro non la sanno, no, voi se guardate i video sapete tutto perché io vi aggiorno di tutto, cioè capito, è una costante timeline di una vita praticamente, è una cosa che a me fa impazzire. Infatti io stamattina quando mi sono svegliato ho detto minchia, adesso prendo la videocamera e registro io che mi riprendo dal post sbornia barra fusione, incredibile, c'è poco da dire, mi fa assolutamente impazzire. Quindi ci vinciamo tutti così, voi avete contenuto ogni giorno e contenuti scioccanti, perché non è da tutti mostrare comunque la normalità, nel senso io vi mostro la mia giornata, è la mia umile giornata, è molto relatable come cosa, cioè vi ci ritrovate praticamente tutti in una mia giornata tipo, e questa è una cosa scioccante. Ci vinco io perché comunque a me piace fare video, ci ho fatto un video cosa mi sta succedendo, ve lo lascio qui in alto, lì vi spiego la cosa, che io comunque faccio video per passione, quindi avere ogni giorno comunque qualcosa a cui pensare che mi piace, appunto fare video, tipo stamattina mi sono svegliato appunto dicendo minchia bello adesso devo registrare il video e mi sono svegliato contento, quindi uno per passione e poi comunque è un investimento, cioè ogni giorno fare video sicuramente prima o poi qualche video ti esplode, ma di questo non ne parliamo. Insomma è un win to win, cioè c'è poco da dire, sono troppo contento. Niente, questo è praticamente il progetto, cioè continuare così fino a metà marzo, che okay? Anzi fino precisamente al 20 marzo, ok, poi se non ci dovessi riuscire fanculo mi butto, ma vabbè. Oddio, mi sento strano senza barba, questo è il primo segno di pazzia, ho dato il primo segno di pazzia, questo sarà il primo di tanti segni di pazzia che darò in questi daily vlog. Vabbè, ci sta, basta, non ho nient'altro da dire, adesso inizio a studiare, anzi prima riascolto la mia canzoncina. Ma voi lo sapete che c'è un artista napoletano, anzi neomelodico, che si chiama come me? Cioè guardate, se prendete Google e cercate Dario Torrisi, cioè praticamente Dario Torrisi musicista, attenzione ci sono le mie foto, c'è YouTube, attenzione c'è pure la mia biografia, album Gioia, genere pop, casa discografica Sia Musica, brani 40 e frete, Messina, Overisi Bella. Cioè voi ragazzi non lo sapete, ma sono un artista io, e ve ne consiglio uno in particolare, Messina Overisi Bella. Tiè, guarda che roba. Mi dispiace per il turco che si è svegliato con la canzone neomelodica. Messina quando si bella. Basta. Classico timelapse scioccante.